Dramma a Saletti, uomo di 56 anni trovato morto nella sua villa di Pietragrande. Da qualche giorno gli amici non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Da qualche giorno un vicino di casa non lo vedeva più uscire o entrare come avveniva nella quotidianità da anni. Ieri la decisione di lanciare l'allarme. L'intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio ha fatto il resto, trovando conferma al più atroce dei sospetti. Davide Rotella, 56 anni di Catanzaro, nipote del famoso artista Mimmo Rotella, è stato trovato privo di vita nella villa di Pietragrande, nella quale viveva da solo da diversi anni. Il dottore Francesco Montilla, giunto sul posto, ha ipotizzato che il decesso sia avvenuto qualche giorno fa per cause naturali. La salma è stata portata via a fine serata dagli uomini dell'agenzia funebre Scaccia Tassoni. La notizia ha gettato in un profondo sconforto tutti gli amici e le persone che gli volevano bene. I funerali si svolgeranno nella chiesa del Conventino a Catanzaro. Per il resto, solo dolore e lacrime per una vita spezzata troppo presto.